Case popolari, trasparenza sugli appalti, più fondi per i trasporti e l'ambiente. Sono queste le priorità del programma di Potere al Popolo, che alle prossime elezioni comunali di Pavia si presenta con il candidato sindaco Francesco Signorelli. La priorità indubbiamente è l'edilizia popolare, perché c'è un bisogno imponente di avere un tetto sulla testa. Questo è causato dai bassi redditi. Che il problema non è soltanto il lavoro, ma sono i bassi redditi, e a questo si collega anche l'imporre laddove si riuscirà, quindi negli appalti comunali, con tutto quello che è legato al lavoro afferente al comune di Pavia, un salario minimo di 10 euro, quindi i bandi permettono di inserirlo, altre città lo hanno fatto. La mobilità pubblica si intreccia con il tema dell'ecologia in città, quindi avere un trasporto pubblico decente permette di smaltire anche il traffico. Sicuramente l'attuale trasporto cittadino pubblico non funziona. Potere al Popolo ha scelto fin dall'inizio della campagna elettorale di correre in solitaria. Non siamo mai stati invitati al tavolo del centro-sinistra, ma comunque non avremmo fatto alleanze, spiega Signorelli. Questo perché secondo noi le due coalizioni di fatto sono perfettamente intercambiabili. Noi riteniamo che non ci sia un'alternanza tra i due schieramenti principali, o almeno principali come si intende oramai, centro-destra e centro-sinistra, perché sono intercambiabili, ma non sono alternativi, e la prova di questo ne è la candidatura dell'ex assessore provinciale Gramigna nella lista civica di Cantoni, ex assessore PD, era nel PD fino a 10 giorni fa, e la candidatura di Galandra in una lista che sostiene il candidato sindaco del centro-sinistra. Ricordiamo che Galandra era ex assessore della giunta Cattaneo di centrodestra.